Ok, siamo tutti qui. Oggi è sabato 11 gennaio 2019, giusto? 2020. Ho subito sbagliato. 2020. Vabbè, dai, c'hai dato un anno di meno. Vabbè, siamo partiti da Marcellina, in provincia di Roma, e andiamo a fare il semianello del Monte Gennaro, passando per la via della Scalpellata, che sono circa 1000 metri, no, circa, supera i 1000 metri e qualche spiccetto di dislivello, nonostante siamo alle porte di Roma. E siamo 5, Fernando, Costanzo, Fabio, Cristina, Eva. Finalmente siamo in minoranza. Noi sono mancate un paio di persone. Ti voglio dire che quando mandi il messaggio a 00:20 e mi dici che hai la febbre, non ti fa taggare dalla tua amica all'1:20 che stai a bere al pub. Perché sennò penso che mi dici le cazzate. Leggermente. Tana! T'hai modanato da Remo! Facevi più bella figura da Merezza se dicevi che non c'avevi voglia! Che uno ti capiva! Davanti a bicchiere di birra! Tante volte si dice di no. Fra un bicchiere di birra e a Scalpellata vince il bicchiere di birra, quindi tu mi dici guarda, ne faccio pure troppa birra, perfetto, che problema c'è? Ma se mi dici che c'hai la febbre, sei al pub, no, eh? Che stai più a per culo, io ti cancello dalla lista. Vabbè. E te chiamo più, giusto? Giusto. Ok. Fa un po' come ti pare. Il primo pezzetto è su strada asfaltata, giusto il tempo di arrivare all'attacco della Scarpellata e poi comincia la sofferenza, ragazzuoli. Monte Gennaro, Colle Rotondo, Monte Morrone della Croce, dove sta la torretta Crescenzi. Discesa per i 32 tornanti del Gennaro, riscendiamo a Palombara Sabina. Dai. Poi da lì con le due macchine ci ricolleghiamo. Ok, alla prossima. Yes. Ciao. Ciao. Ok, è finito il pezzo di asfalto, abbiamo fatto un pezzo di cemento. Questa è una strada vicinale che passa qui alle pendici del Monte Gennaro. Sempre a Marcellina. Adesso inizia una sterrata e poi comincia il vero e proprio sentiero della Scalpellata che passa là in mezzo là, sotto al crestone di Lapelone. Quello è il crestone di Lapelone, passa dentro la valle, risale tutta quanta fino a sopra al Monte Gennaro, fino a sopra la vetta. In pratica è tutta una salita, senza tregua. Quando sentite la parola Scalpellata vengono i brividi a tutti. Già il nome rievoca qualcosa di... pieno di immondizia, guarda che tipo. Ok. Eccoci ancora sulla Scalpellata che sta mettendo a dura prova i nostri concorrenti che salgono. Com'è la Scalpellata in salita? Bellissima! Ogni 100 metri... parte un pezzo d'abbigliamento, chi è il cappello, chi è il giacchetto, chi se l'è... addirittura c'è uno giù senza pantaloni, abbiamo visto. Sì, sì. Sì, perché... come dicono quelli, l'è tosta, l'è tutta salita. E poi questo è il pezzo più stronzo della Scalpellata, perché è quello che tira su dritto per dritto. Poi quando entriamo nel bosco... sì, quando entriamo nel bosco, bene o male, fa un po' di zig zag, quindi sale benissimo. Allora, eccoci qua, siamo nella zona della Caprareccia, a 330 metri, vedete come dice il cartello? Caprareccia, 330 metri, il Monte Gennaro da 2,30, ma non credo che ci vogliono. È da 2,30, sono 50 minuti che già camminiamo, oltre, abbiamo fatto già 3 km. Monte Alucci, vabbè sarebbe esattamente questo qui, Monte Alucci, diciamo, Rapelone. La Scalpellata passa dentro la valle, proprio così, a risalire tutta la valle. Poi noi finisce la nord di là sopra, e sale sul Gennaro, quindi ci vuole ancora un bel po'. A voglia di... eccoci qua, siamo al fontanile, senza acqua, anzi un po' c'è, ma è acqua piovana. Fontana senza acqua questa è. Siamo in una zona subito dove stanno le mucche qui, il coso, il... pastore. Il pastore. O pazzù, senti che puzza. Va bene, quindi altri 5 minuti credo siamo alla chiusa, cioè dove sta il cancello. E da là? Da lì poi entriamo nel bosco ed è più semplice di questo.
Sì, perché sale un po', zigzag, capito? Sì, sale un po' zigzag, quindi da più respiro, da. È un po' come quello di sabato. Ok, siamo arrivati nella zona della chiusa, dove c'è un cancello. Qui siamo in una proprietà privata, però possiamo entrare. Entriamo. Importante di chiudere il cancello, eh? Aspetta che entro anche io. Sulla destra parte il sentiero. Ok, c'è anche una mucca lì, un'altra saliva, non ci si filano di pezza. Le signore arrivano. Arrivano le donne. E l'ultimo chiude la porta. Paura di chi? Le vacche. Più, c'hanno più, le vacche, mangi, le vacche c'hanno più paura di te. Quando la magna è buona però, La magna è buona, tu pensa a quello. Che bel colore che ha. Ok, mo tocca venna su, tocca montare in groppa e mucche. Ciao. Ci portano su tutti quanti. Ci sono già stata qua, mo mi ricordo, ci avevamo dato, ti ricordi? Sì. Ecco qua, siamo entrati nel bosco, perlomeno tutto spoglio, che è la parte vera della scalpellata. Ecco, sto facendo un video, te poi finisco questo video e vi faccio una foto. Questo è un video però. Il gigante, la bambina, dice, na na na. È alta quella? O è bassa Eva? Oh, è un tarzano? Arrivano altri due concorrenti del Grande Fratello. Sono pro... siamo pesante, sporca. Eccoci qua, siamo nella zona della Carpineta, 663 metri. Siamo sotto il crestone di Rapelone. Zona della Carpineta. Abbiamo anche Fabio che viene da Anagni. Seconda tappa. Seconda tappa sui Lucretili. Che fa? Una settimana fa, 15 giorni fa. Il 10 giorni fa. Pellecchia ce ne abbiamo fatto. Pellecchia. E oggi il Gennaro, la conquista della seconda vetta più importante dei Lucretili. Anche se il Gennaro è la più bassa, meno importante ma più frequentata del Pellecchia. Esatto. La montagna dei Romani. Siamo nella zona della Carpineta. Continua la salita sulla faticosissima via della scalpellata. Cioè, bella impegnativa. Sì, è impegnativa abbastanza. Sì, già. Sì, dai. E poi arriva anche Costanzo. Questa via la dedichiamo a tutti quelli che dicono che hanno la febbre e non sono venuti. A quelli, a quelli che mi dicono organizza di domenica, poi quando organizzo di domenica gli mando l'invito e neanche mi rispondono. Possiamo dimettere da su costa. Sì, poi è dedicato a quelli che mi hanno detto no, non posso dire che ho la macchina che non mi parte, la sera andavo in giro con la macchina. Perché io dico no, io dico no. C'hai pieno il bollettino di guerra. Ma c'avete Facebook, poi a voi piace condividere la foto, ma se tu mi dici che io ho la febbre e poi dopo un'ora metti una foto e sei al pub, io non ci credo, sono portato a non crederci. Se tu mi dici che non vieni perché la macchina te parte e dopo tre ore metti la foto e stai in giro con la macchina. Fantastico. Io potrei non credere che mi hai detto la verità. Se tu mi dici sempre ma perché non mi chiami la domenica, perché non fai la domenica, perché non fai la domenica, perché fai la... io ti chiamo la domenica, non fate tre ultimamente per te, e te tutte le volte non mi hai neanche risposto. Tutte non mi hanno neanche risposto. Cavolo. Ai messaggi, cioè per dimmi è stronzo, guarda che non ci voglio venire, niente, muto, io l'ho fatto per te, tu non... tre supposti. Poi altre cazzate non mi ricordo, quell'altro che mi ha detto ieri sì vengo. E mi ha detto io e Taleotto allora a Palombara, va bene, perfetto. Poi dopo manda il messaggio e mi dice ma le 8 è un po' troppo presto. E tu poi quando non ci ha camminato sono fatte 8:30, gli ho detto vabbè, gli dice no vengo. Però siccome ha già mai detto così, ho già che non veniva più. Ma mi ha mandato tutti altri messaggi, guarda sera faccio tardi, sì vabbè, ci vediamo, ciao. Se non ci avete voglia, lasciate perdere. No, ce l'ho ancora tanti, ma io tanto prima o poi li sto mettendo tutti sul libro nero, non li chiamo più, perché che tu non puoi venire per un motivo, se, ma che mi vi per culo, no, non so deficiente. Vieni. Allora. Venga. Come le sembra la scalpellata? Bella, impegnativa, eh? Impegnativa. Occhio ragazzi, non sottovalutatela, Diciamo che siamo partiti da, sono lì. Lì? Sono partiti alle 8:30, sono le 10:36 minuti, sono 2 ore e 36 minuti di salita. Sempre salita. Cioè ci ha mollato del centimetro. Noi l'abbiamo fatta dall'asfalto. E noi siamo partiti addirittura dalla strada asfaltata, siamo partiti. Siamo partiti. Porca. Abbiamo bruciato l'asfalto. Bruciato l'asfalto. Ed ecco anche per Cristina. Guardate che siamo sul pezzo dello scalpellato a mano, ci siamo quasi, Sul pezzo scalpellato a mano. Infatti da qui il famoso nome, la via della scalpellata.
gli antichi abitanti di Marcellina, credo, poi non so chi erano, l'hanno scavato a mano. Perfetto, stavano a lungo, ok. Eccoci qua, siamo nel tratto che dà il nome alla via, la scalpellata. Qui è stato tutto scalpellato a mano, vedete? Questa era tutta una formazione rocciosa, per permettere il passaggio degli animali è stato scavato a mano. Ecco, Fabio è stato uno dei primi a scavarlo, sì, a scavarlo, a scavare, a scavarlo. Chi c'è? A cavallo, poi c'è Cristina che saluta, dai che siete alla fine della scalpellata, quella tosta, quella è il crestone di Rapelone, bellissima, piena di guglie. Ed ecco anche Cristina ed Eva, due eroine proprio. Hanno affrontato la scalpellata senza un fiato. Brave. Senza un fiato. Senza un fiato proprio. Perché non ce l'hanno più. Ok. Siamo nel punto dove finisce il pezzo più duro della scalpellata. Adesso diciamo, viene la scalpellata, diciamo, quella di un moscia, via. Ah, io vi saluto, torno indietro, ciao. Allora perché ti piaceva fare la scalpellata quella dura? Certo. Immaginavo, guarda. Ok, qui siamo alla sella dei Bammocci, davanti a te, vedi, se segui quel sentiero là, ti porta al pratone, in 10 minuti, un quarto d'ora ti porta al pratone. Ci casca proprio dentro al pratone, ci casca. Sella dei Bammocci? Ma Bammocci. Ecco, là su è il Monte Gennaro, si vede la croce in lontananza. Anche se sembra lontano non ci vuole tanto arrivare, una cavolata proprio, una stupidaggine arrivare là sopra. Quella. Si vede da su. Se vedi bene si vede la croce. Pure grossa. Ok, sella dei Bammocci. Quanto c'è scritto qui Monte Gennaro? Se c'è scritto Monte Gennaro. Quanto diceva? Ah, là, aspetta, per qui. Croce. Sì, lontano. Ah no, questo è il cartello che ti porta giù a Marcellina. Quindi niente. Sì, quello è la nostra meta. Ok, siamo arrivati al grande faggio, in pratica mi giravi intorno, c'è una mezz'ora. Come si dice a Roma, faccio venire al soppallo che giravi intorno. C'è un po' la bocca qui. Mamma mia, è enorme. Sono partito 6 ore fa per far giro. Oh, riecco, sono partito 6 ore fa per far giro attorno a Sarbero. Il casello? Sì, poi faccio la foto, ma poi faccio pure la foto, aspettate. Intanto che qui, ecco le signore che cercano di abbattere l'albero, spingete, vai! Aspetta che scureggiate. Che bello che... Usciti dal bosco e prendiamo il sentiero finale, quello che poi ci porta sulla vetta del Monte Gennaro. È un tratto un po' tutto roccioso. Ecco qui, quello è il colle del Monte Alucci, vedi? Monte, quello laggiù è il Monte Morra, questo è il Colle del Tesoro, quello è il Campidello, dietro se vede il velino. Ma neve niente, no, qui sul Greti la fa raramente qui a Gennaro, bravo, poca ma le fa sempre. Ecco la Eva che si sta districando tra le rocce del Gennaro, questo è un pezzo di sentiero diciamo maledetto perché sono solo rocce, quindi ogni tanto vedi un segno rosso, ma tanto se sali un metro qua, un metro più là non cambia niente. L'unica cosa che non fa è mai beccare la roccia di taglio, queste tagliano, vanno via delle scarpe una volta. È roccia molto affilata. Eccola là sulla croce del Monte Gennaro, 50 metri davanti, ma vedi? 50 metri, eccola là. Fabio sta là. Cristina e Corrado, come si chiamava? Cristina, oh, mi metti. Costanzo, ciao di Corrado, io Costanzo, sono arrivato. Ed eccoci arrivati sulla vetta del Monte Gennaro. Dopo 5 km e 400 metri con partenza da Marcellina, paese proprio, dal benzinaio siamo partiti. Dall'asfalto. Ed eccoci, capisci? Qua, sulla vetta del Monte Gennaro. Adesso si mangia. Sì. Dici? Tu mangia? Non c'è poi, sarà più riparato. Mangia, tu mangia. Qui. Questa pare una zona 21. Oddio, c'è un alano. Dove? Un alano questo. Sì. Ce la mangiamo. È il cavallo, eccola. Che belva. Ah. Che bello. Ce se mangia tutti questo. Perché quello che è venuto a camminare con noi, quell'alano,
Ah, quello è il cuccioletto, però questo si vede che è più grosso. Ok, vetta del Monte Gennaro 1271. Guarda che roba, tutte rocce agumiate. Eccoci qua, siamo in discesa dal Monte Gennaro. Adesso andiamo verso la torretta di Monte Morrone della Croce, la torretta Crescenzi, mo da qui si vede, e il Colle Rotondo. Piano piano scendete, che queste rocce sono un po', diciamo, cattive, uno di bastardelli. Infami. Infami. Sono infami. Ok, intanto lo scendiamo, qui ci stanno le antenne, uno schifo delle antenne. Allora, abbattiamole. Delle televisioni o radio private di Roma. Sì, ci stavano i tetti qui, erano tutti fatti in amianto. Poi hanno fatto tutto quanto, quindi mi sono rimasti i cartelli. La baita di Monte Gennaro, stanno rimettendo a posto la zona dove stanno le antenne. La baita, che ce faranno? Tipo un rifugio, che ne so, boh, bello, eh? Toccate quando aprono, eccoci qua, noi siamo qui. Noi proveniamo da là, dal Monte Gennaro. Infatti vedremo, sta arrivando Cristina, eccola qui Cristina. Poi arriviamo a questo bivio. Alla nostra sinistra c'è la via delle Creste, che porta al bivio con i curvoni, i famosi curvoni. Noi scendiamo qui sotto, qui questa sterrata qui, andiamo qui sotto che c'è il sentiero del lupo e andiamo a fare il Colle Rotondo, poi con la sterrata gira intorno alle creste e va giù al morrone della Croce, dove sta la torretta Cruciani. Siete contenti? Va bene, maestro. Super. Ok, perfetto, andiamo allora. Ed eccoci qua. Grande. Siamo sul Monte Morrone della Croce a 1050 metri. Questa è la Torre Crescenzi, che è la doppiona della Torre Crescenzi che si trova a Torre Paola, sotto al Monte Cinceo. Identica. Stesso padrone, stessa sola. Wow. Costanzo, le donne si sono fermate al bivio. Arriva tra un po'. Non so dove venire. Costanzo lo vedo arrivare da dietro. Sì. Ed eccolo. Eccolo di gran carriera. Problema fisiologico. Siamo sul Monte Morrone della Croce, il Monte Gennaro, guarda la croce del Gennaro lassù, si vede. Ah. Si vede sia la croce che la costruzione. Sì. Perfetto. Okay. Ok. Ecco qui, siamo sul Monte Morrone della Croce, Torre Crescenzi. C'è quello che rimane perché il pezzo di sopra è tutto. Si può entrare dentro, ma sopra non c'è seconda più. Ok. Eccoci qua, siamo alla Sella La Torretta, 1026 metri. Laggiù è la Torre Cruciani, alle mie spalle c'è il Monte Gennaro. Alla fine adesso abbiamo fatto 8 km, ne abbiamo almeno 3-4 in discesa, tutti quanti. E siamo diretti a Palombara. Giù in fondo, vedete alle spalle di Costanzo, c'è Monte Flavio. Qui dietro c'è il sentiero della strada serrata che li porta su. Se no prendete questo sentiero qui, questo è un sentiero bellissimo. Tutto pieno di rocce, certo, però passa nel bosco e porta sul Gennaro che sta lì dietro. E noi adesso invece prendiamo questa strada qui, questo sentiero qui, e questo è il sentiero dei 32 curvoni. Una cosa incredibile, non finiscono mai. Da qui poi si scende giù alla piazza di Palombara, dove ci aspetta una bella birra fresca. Questo scendi, questa è la via dei tornanti, siamo al 24esimo tornante, scritto su quella roccia. Sono 24, 25, 26, sì, circa sì, 28 sì. Adesso. Abbiamo fatti già 3-4, ecco qua il numero 24. È tutta una via a tornanti, fatte così. Scende piano piano verso Palombara. Ecco gli altri due superstiti. Siamo al 24esimo, come puoi leggere da quella parte. Dove? Alla tua destra, 24esimo. Ah. Ci abbiamo ancora 24 tornanti. Oh, io appena... C'è un intoppo sul sentiero. Ma là sotto? Passa sotto, no? Passa sotto là. Ma che lei ci passi? Ma che se piccia? Passo del giaguaro. Era il mio quello. Molto bello questo zaino. Passo del giaguaro. Sì, a Reggi, ma scusami un attimo, lo tengo male. Oddio, non tengo il zaino. Ok. Boom, 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 boom. L'acqua. Intoppo sul sentiero. Passo del giaguaro. E sempre le famose bucce d'arancio. Io ho le gambe corte, capirà, per me sarà una... Io mi allepro. Allevrati.
Questo qua, olè! Ed ecco, abbiamo anche Cristina. Olè! Ok, sono finiti i 32 tornanti, o 30 quanti erano. Siamo a San Nicola, 536 metri, sopra il livello del mare. Eccoci qua, le signore stanno arrivando. Eccole, sono in mezzo ai boschi. Le signore stanno arrivando, vi faccio vedere la ragnatela che ha costruito un signore qua. Ha fatto una ragnatela con le corde. Infatti possiamo chiamare il giro della ragnatela, eccola qua. Ci ha messo pure in paro, due parate mutande ci ha messo, va. Io vado via, ma voi usatelo meglio il cervello. Patrizio, si chiama Patrizio sto signore.